Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo di integrazione, cercheremo di capire se gli integratori sono veramente così fondamentali quando parliamo di bodybuilding. È una tematica che credo sia importante affrontare in questo momento perché noi, l'avete visto, questo canale è prettamente dedicato all'allenamento, ha avuto questo focus sull'allenamento, in parte sull'alimentazione, però prettamente sull'allenamento sin dall'inizio. Questo perché abbiamo da subito voluto dare un'impronta importante, un messaggio importante, ossia che il focus che voi dovete avere è quello dell'atleta. Quindi se io per esempio voglio iniziare una carriera come tennista, come golfista, come nuotatore, ovviamente la prima cosa che vado a fare è imparare lo sport, il gesto tecnico, la performance, cerco di migliorarla e poi soltanto dopo inizio a ragionare su alcune finezze, in primis sull'alimentazione e poi successivamente su un'integrazione che può essere accessoria e se vogliamo anche importante, però è uno step successivo. Quindi il punto che abbiamo voluto, il messaggio che abbiamo voluto trasmettere sin dall'inizio con questo canale è proprio questo. Allora, concentriamoci inizialmente sull'allenamento, cerchiamo di capire il gesto tecnico, lo schema motorio, cerchiamo di percepire al meglio i distretti muscolari, migliorare da un punto di vista di propriocezione e esterocezione, poi migliorare gradualmente la nostra performance, e questa è la base su cui dobbiamo basarci. Poi in secondo luogo logicamente c'è l'aspetto dell'alimentazione, però in tutti questi anni che abbiamo comunque portato contenuti e materiali abbiamo fatto qualche video sull'integrazione e abbiamo visto che erano i video un po' più in cui c'erano più domande da parte vostra e soprattutto ci sono state fatte tantissime domande, ma tante sull'integrazione da sempre, e noi non ci siamo mai esposti da questo punto di vista, almeno non ci siamo mai sentiti nella condizione ideale per esporci, diciamo, proprio perché volevamo dare questo messaggio iniziale. Ora, ultimamente avevamo iniziato a fare qualche video sull'integrazione, avevamo aperto il logbook, con l'apertura del logbook avevo anche discusso del mio protocollo di integrazione funzionale, eccetera, e la sponsorizzazione che abbiamo avuto con la Yamamoto è calzata a fagiolo, perché ovviamente ci ha dato l'occasione di portare tanti contenuti molto interessanti sia sui nostri canali, sia sulle piattaforme Yamamoto, Yam Store, e soprattutto dal momento che è tutto quanto supportato da un'azienda che ha tanta qualità, tanta ricerca alle spalle, quindi non sono i soliti prodotti che si trovano, ma una gamma di prodotti veramente molto più ricercati, molto più interessanti e soprattutto funzionali. Quindi logicamente da questo punto ci teniamo a discutere anche di questi argomenti, perché tra l'altro vediamo che attirano molto interesse da parte vostra, e vediamo allo stesso modo che voi per primi vi rendete conto che sono uno step successivo a quello che continuiamo a dire, abbiamo sempre detto, ossia che l'allenamento è quel che viene prima, quindi la massima concentrazione, il massimo focus deve essere dato a quello che fate in palestra, come lo fate e lo spirito con cui lo fate. Però nello specifico l'idea di questo video mi è venuta da Peppe, che mi ha scritto direct, ha fatto un'osservazione che mi è piaciuta molto, ossia che dall'unboxing si vede esattamente cosa c'è dietro il mio allenamento in palestra, come la mia integrazione sia funzionale al mio lavoro in palestra, quindi per recuperare, ma soprattutto il fatto che gli integratori che io utilizzo sono un po' tra virgolette outsider, nel senso che sono integratori di cui molti non conoscono neanche l'esistenza, che sono rivolti più che altro a un concetto di well-being a 360 gradi e non sono i soliti integratori che tutti commercializzano. Il punto è proprio questo, nel senso che nel momento in cui abbiamo accettato, abbiamo aperto questa sponsorship con la Yamamoto, logicamente la nostra prima occasione era quella di presentare quello che noi, quello in cui noi crediamo da un punto di vista di integrazione. Quindi abbiamo sicuramente lasciato da parte tutto il discorso del se vogliamo marketing aggressivo della serie prendo questo quindi divento molto più grosso, ho preso 10 kg usando questo integratore, mi ha rivoluzionato la vita, eccetera eccetera, ma abbiamo deciso di parlare di quello che veramente noi utilizziamo, abbiamo sempre utilizzato, che è un po' non convenzionale, perché logicamente se io vengo a parlare di ok, ho utilizzato questo integratore, mi trovo benissimo, guarda, fantastico, che cos'è un integratore che mi permette di andare al bagno regolare, e voi ok, sti cazzi o qualcosa del genere, più o meno come scenario. Quindi però logicamente il nostro modo di approcciare l'integrazione è proprio questa, perché il punto è proprio il fatto che l'integrazione non è necessaria. L'integrazione è un qualcosa di cui potete benissimo fare a meno, possono esserci grandissimi risultati a livello estetico per quanto riguarda l'integrazione, e logicamente col massimo della sincerità io non vi posso dire ok ragazzi, nel momento in cui ho quest'anno iniziato a integrare in maniera massiccia, curando veramente un minimo dettaglio, c'è stata un'esplosione tremenda, mi vedo come non mi sono mai visto, questo può essere più o meno vero, però ho notato un sostanziale aumento dei carichi, della performance, spacco tutto, ho preso 10 kg in un mese, questo non è assolutamente vero, nel senso che noto che ci sono degli effetti benefici, però
sono degli effetti che lavorano in secondo piano, se vogliamo, in maniera più o meno silenziosa. E questo fondamentalmente per il fatto che l'integrazione non è strettamente necessaria, nel senso che potete avere risultati estetici drammatici molto molto apprezzabili anche senza non integrare niente. Ma là perché noi la utilizziamo, o meglio perché io la utilizzo e perché ho così tanta cura dell'integrazione. Allora dunque, cerchiamo di capire esattamente. L'integrazione, il concetto di integrare, è un concetto che sta che vede come base il discorso di andare a far fronte a un'esigenza. Quindi quello che dico sempre è che non c'è un'integrazione base che va utilizzata, ma l'integrazione è sempre un'integrazione specifica a fronte di un'esigenza specifica. E questo è il punto di partenza. Ora, la domanda che deve sorgere ad ognuno di voi è: io, da un punto di vista atletico, da un punto di vista di quotidianità, da un punto di vista di well-being in generale, quali esigenze specifiche ho? Quindi, diciamo che generalmente, se vi allenate in un certo modo, perché di nuovo io parto dal presupposto che voi vi alleniate bene, altrimenti questo video è totalmente inutile per voi, se vi allenate in un certo modo, il primo punto a cui fa riferimento è che voi avete bisogno di un... probabilmente di un'integrazione per sostenere la performance in palestra. E per migliorare la performance in palestra è necessaria? No, non è necessaria, ma dà veramente una mano, nel senso che io per primo lo percepisco. E se vi allenate a un certo livello lo percepirete sicuramente. Per questo, tra l'altro, abbiamo messo sulle storie in evidenza su Instagram tutti gli stack che noi utilizziamo. Per questo io utilizzo quello che è il mio workout stack, ossia un pre-workout, ma soprattutto un intra-workout molto capiente e molto generoso. Perché questo? Perché vedo che c'è un drastico veramente miglioramento della performance da questo punto di vista. Logicamente il punto qua sta nel voler ottenere il 110%, e io, per come sono fatto io, quindi parlo semplicemente a nome di Ludovico, per come sono fatto io se faccio un qualcosa, se dedico tanto tempo a un qualcosa, perché parliamoci chiaro, allenarsi una, due ore al giorno per 4-5 giorni a settimana vuol dire dedicarci tempo e passione, voglio farlo al 110%, quindi non posso avere delle limitazioni da certi punti di vista, non voglio averle, quindi voglio cercare di sfruttare al massimo, perché se vado in sala pesi che ho determinati obiettivi da portarmi a casa, io ci vado e mi concentro al 110%, quindi non voglio essere distratto, non voglio pensare ad altro, ma voglio soltanto allenarmi come atleta, perché io in quel momento sono atleta, e allo stesso tempo voglio massimizzare i risultati di quella performance. Quindi se un integratore mi può aiutare da questo punto di vista in maniera concreta, allora ben venga da questo punto di vista. E questo vale sia per l'integrazione della pre e intra workout, sia per la peri workout nutrition in generale. Però là entriamo in un tema più prettamente competenza alimentare, mettiamola così. Quindi questo è il primo punto di vista. Come atleti avrete bisogno di un supplemento, di un integratore per sostenere la performance. In secondo luogo, come atleti avrete anche una certa esigenza di recupero muscolare, sia neurale se vogliamo, ma anche muscolare, quindi fisico, prettamente fisico. Questo perché? Perché massimizzare il recupero muscolare vi permetterà di riallenarvi più velocemente. Che cos'è che massimizza il recupero muscolare? Sia, come ho detto, anche l'intra-workout, perché fa trovare il muscolo subito ricco di nutrienti, quindi nel momento in cui smettiamo di allenarci iniziano tutti i processi di riparazione tissutale, quindi andiamo a immettere sia del materiale energetico sia del materiale strutturale di cui ha bisogno, quindi carboidrati, aminoacidi, ma un'altra cosa importante è abbattere tutti quei processi di infiammazione subclinica che iniziano a crearsi. Quindi ben venga l'infiammazione avuta in seguito all'allenamento che provoca una risposta ipertrofica, ma tutto quel discorso di infiammazione subclinica che si crea noi vogliamo ridurlo al minimo. E logicamente l'allenamento in sala pesi, se ripetuto, se portato avanti soprattutto in un contesto di vita quotidiana, quindi impegni, stress e via discorrendo, porta sia alla formazione di stress ossidativo sia in generale altre forme di stress che come conseguenza hanno un processo e causano un processo di infiammazione subclinica che io voglio mantenere quanto più bassa e ridotta possibile. Quindi da questo punto di vista io utilizzo quello che nelle mie storie potete vedere come il recovery stack, quindi la curcuma, la ashwagandha, il dimezim, quindi la metionina come integratori, il krill oil come omega 3 e cioè lo stack completo, la vitamina D3, la vitamina D3, la vitamina C, quindi sono tutti supplementi che permettono di massimizzare i miei processi di recupero. Il muscolo va a recuperare prima, l'infiammazione subclinica è bassa, quindi io anche sto meglio a livello proprio di percezione nel quotidiano, eccetera. E quindi logicamente questo fa sì che tutte le mie sessioni di allenamento vengano sfruttate al massimo, il muscolo recupera, quindi posso allenarlo più frequentemente. E a tal proposito rimando al mio video sulla frequenza di allenamento e sulla sua importanza. Quindi anche questo recovery stack io credo che sia fondamentale, no, però veramente tanto tanto utile per quanto riguarda l'atleta in generale. Questo logicamente se
sentite di aver bisogno di un recupero. Se fondamentalmente siete in un periodo in cui state in ferie o comunque il lavoro è poco stressante, state bene eccetera e recuperate molto bene, allora logicamente questo non è strettamente necessario. Però di nuovo io parto dal presupposto, per me, per Ludovico, ci ripeto che è una mia considerazione personale, che io voglio dare il 110% e sfruttare al 110% le mie potenzialità quando si tratta della sala pesi, perché è un qualcosa a cui dedico fondamentalmente la vita, però diciamo dal punto di vista atletico dedico veramente veramente tanto tempo. Ok, detto questo, iniziano ad esserci un altro tipo di integratori che sono un po' più di nicchia, che possono essere interessanti, però là le esigenze non sono così generali, cioè non possiamo dire se sei un atleta allora ne hai bisogno, ma iniziano ad essere interessanti soltanto quando ci sono veramente delle cause specifiche, delle esigenze specifiche. Ma diciamo che i primi integratori, la prima famiglia di integratori che a me veramente interessa e può essere utile è quella di integratori coadiuvanti per il sonno. Quindi per esempio il Regexil che io utilizzo, ma in generale integratori con cui vi siete trovati bene vanno sicuramente benissimo. Perché questo? Io ho già fatto un video sul sonno, sull'importanza del sonno. Ecco, un sonno ottimale, quindi sia a livello quantitativo ma soprattutto qualitativo, permette un drastico miglioramento della qualità della vita, quindi nel senso di benessere, della performance mentale ed anche fisica. Quindi al di là del discorso della palestra e quindi dei risultati estetici che comunque ci sono sul lungo periodo, comunque dormire bene vi fa stare bene, vi fa stare meglio, ma veramente veramente meglio, è un qualcosa che potete percepire. Quindi se avete dei problemi, delle difficoltà di carenza di sonno, e questo purtroppo per l'Homo sapiens dell'era moderna è veramente tanto tanto diffuso per i ritmi che ci sono a livello lavorativo, a livello di vita sociale e via discorrendo, se avete delle carenze da questo punto di vista, allora secondo me degli integratori che intervengono in quest'ambito, in questo contesto, per aiutarvi da questo punto di vista, sono sicuramente una scelta ottimale proprio per migliorare la vostra qualità della vita. Altra famiglia di integratori che secondo me, a mio avviso, sono interessanti, veramente tanto interessanti, sono quelli che riguardano la salute gastrointestinale. L'intestino è il nostro secondo cervello, quindi tutto quello che è stress intestinale si ripercuote a 360 gradi anche sul nostro umore, ma soprattutto su processi di infiammazione subclinica di cui abbiamo già parlato, sulla nostra capacità di gestire i nutrienti e sul nostro well-being in generale. Quindi da questo punto di vista io quello che utilizzo prettamente per il campo del bodybuilding è utilizzare innanzitutto un pool di enzimi digestivi. Io utilizzo la bromelina e l'enzima SIC in combinazione quando ci sono delle fasi di calorie più spinte da una parte, quindi in bulk più spinto, e poi nei periodi successivi a una preparazione gara, quindi successivi alla gara oppure successivi a un periodo di definizione in cui molto probabilmente ci troviamo a restringere le fonti. Quindi quando andiamo a reinserire altre fonti alimentari, allora può essere molto molto utile utilizzare questo pool di enzimi per massimizzare la digestione e l'assorbimento. In parallelo, in fasi più acute, quindi quando c'è una necessità più acuta, ci sono problemi di disbiosi molto accentuata, allora anche inserire dei ceppi di probiotici. Ora, da questo punto di vista, io ci saranno dei video che faremo sicuramente in cui parleremo di diversi ceppi, perché è molto variegata. I ceppi tra loro hanno funzioni diverse, hanno effetti diversi nel nostro tratto gastrointestinale e soprattutto creano delle sinergie tra di loro. Ora, quello che vi consiglio come base è utilizzare il Neoflor o l'Enteroflor della Yamamoto Research, che sono sicuramente più completi e più ottimali, e noi andiamo a inserire come coadiuvante il Bacillus coagulans. Potete fare riferimento al video di Giorgia che spiega nello specifico l'utilità di questa sinergia di ceppi, ma l'ho inserito poi peraltro anche nel mio Instagram, nelle mie storie in evidenza come stack di salute gastrointestinale, quindi da questo punto di vista andate a darci un occhio. Questo è più o meno tutto. Ci sono poi logicamente tanti integratori che intervengono per altre esigenze, però generalmente, come vedete, il mio punto è questo: a me non interessa tanto avere degli integratori che promettono di essere grossi e tirati. A me quello che interessa è che l'integrazione sia utilizzata in maniera strategica per determinate esigenze che sopravvengono, ma soprattutto per farmi stare bene, per farmi stare meglio e in ottica salute. E quella è la cosa più importante, perché un integratore oggi, che è una cavolata perché è comunque un OTC, è un qualcosa che non ha side effect e che mi migliora la mia qualità della vita, mi permetterà in futuro di abbassare il numero di eventuali farmaci che dovrò prendere, toccando ferro logicamente. Quindi stare più in salute e curare la salute, la sensibilità insulinica, la salute renale, epatica, tutto quello che vi
può passare per la testa, però andare a curarla sin da subito, perché ragazzi, tra parentesi, il discorso del sonno è qualcosa che impatta negativamente su tutto in maniera drammatica, quindi anche sul peggioramento della sensibilità insulinica, per dirne una. Quindi non curare la salute, non è che non utilizzo l'integratore per dire per il fegato, allora il fegato starà male, o non utilizzo l'integratore per l'intestino, allora semplicemente andrò in diarrea, eccetera. No, ci sono degli effetti a catena che si creano perché l'organismo è un organismo meno sano che fa fronte a una situazione di infiammazione più generale, più sistemica, via via più importante, quindi questo va ad accendere tante spie e porta ad un collasso generale, per dirla in maniera sicuramente molto più drammatica di quel che è. Però il concetto è proprio questo, quindi cercare di migliorare la propria qualità della vita, e poi i risultati verranno. Quindi non state incentrati in tutti quegli integratori che promettono risultati da un punto di vista ipertrofico, di essere più grossi, di essere più tirati. Sicuramente hanno un loro beneficio, però dal mio punto di vista quelli veramente possono considerarsi soldi sprecati. Secondo me, dal mio punto di vista, quello che voglio fare è semplicemente migliorare la mia qualità della vita, stare meglio, essere più produttivo, essere più felice, sentirmi bene, svegliarmi riposato. Queste sono cose veramente veramente importanti di cui sto traendo tanto tanto beneficio, ho sempre tratto tanto beneficio, però ultimamente che sto curando molto di più questo aspetto, come ho descritto in un video di tempo fa e come ne ho parlato sul log, ne sto traendo tanto tanto, veramente tanto beneficio. E vi ripeto, non sto qua a dirvi mi vedo immenso, ho preso 10 kg in un mese, assolutamente no, però vi dico mi sento meglio, mi sento decisamente meglio, gli allenamenti mi piacciono di più, vanno come treni, veramente sto come un treno, riesco a spingere tantissimo, quindi di questo sono super super felice. Quindi questo è tutto il mio punto di vista per quanto riguarda l'integrazione, spero che vi piaccia, lo condividiate e logicamente scrivete qua sotto qualsiasi domanda vi venga in mente. Per tutto il resto direi che ci vediamo al prossimo video.